Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio del mio Let's Play e Walkthrough di Ori and the Blind Forest Definitive Edition, registrato su PC in 4K a 60 fps. Nella scorsa puntata eravamo entrati nel Monte Oru e avevamo fatto questa salita incredibile a suon di deflessioni e parry ai colpi nemici fino ad arrivare in cima al monte. Ora inizia la lenta discesa. Inizia la lenta discesa per pulire dalla lava tutte le zone. Saranno parti molto toste, esattamente. Mentre Naru e Gumo stavano arrivando qua. Ori, queste rocce mi sembrano instabili. Grazie alla mia luce potremmo usarle per fermare la lava. Vai, distruggiamo. E si è aperto un nuovo passaggio. Ok, fortunatamente non sono morto. Attenti a questi spuntoni che sono pericolosissimi. Ecco qua. Io questa me la prendo. Arriva lo spuntone. Sì. Anche perché così facendo ho 3 punti abilità. E potrò quindi prendermi un'altra bella abilità. Fiamma caricata esplosiva, potenzia il raggio e il danno inflitto dalla fiamma caricata. Vediamo se c'è qualcos'altro di più utile. Tanto questi non arriveremo alla fine del gioco con questi, quindi prendiamoci fiamma caricata esplosiva. E salviamo. Ora attenti qua che c'è quel mostro che vuole inseguirci. Ma noi andiamo dall'altra parte. Vai. E qui si salva di nuovo. Un altro enigma, questo è un enigma particolarmente infame. È difficile. Ok. Perché così facendo le pedane si spostano e noi dovremo arrivare. Mannaggia. E noi dovremmo arrivare sull'altra pedana. Intanto io qua salvo. No, vieni ancora un po' più in qua. Però dovremmo farlo mentre si muovono. È una cosa molto tosta. Che io non ho mai capito effettivamente come si faccia senza cercare di cisare un po' il gioco. Morirò un po' di volte qua, ma amen. Perché così facendo poi rimaniamo incastrati, vedete? Non si riesce comunque ad arrivare dall'altra parte. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ora attenti. Dobbiamo salire qui e fermare la lava. Così facendo si viene sbloccato anche un altro passaggio.
e anche i laser ora sono fermi. Usciamo, salvo di nuovo e andiamo. Ora bisogna scendere. Mi fermo un attimo qui per raccogliere dell'altra energia. E andiamo direttamente qui a sinistra. Eccoci qua. E salviamo. Questo è tosto. Vai, distruggiamo questo mostro. Mitragliatrice Ori in azione. No! Dannazione, riproviamoci. Ecco qua. Ed ora dobbiamo portare giù questo sassone. Attenti a non farci colpire dal raggio laser della morte. E andiamo. Ah, qui dovremmo essere salvi. Dietro questo sasso, esattamente. Ed ora portiamolo fino in fondo. Fino a bloccare anche qui la lava. Bene, ed ora si risale. No, volevo salire, volevo saltare, così, esattamente. Saliamo e usciamo. Ora dobbiamo andare nella parte destra della mappa. Oh, ho ucciso quel nemico con il salto caricato. Entriamo qui e salviamo. Altra zona, altro giro. Qui la zona è tutta bloccata perché dobbiamo uccidere il nemico per aprire la porta. Ed ora, se vedrete quello che dobbiamo fare, pensate che tipo il gioco sia impazzito. Ma c'è un'altra porta da sbloccare. E come vedete, arrivando qui non c'è un cavolo, se non un cristallo per salvare. Perciò sì, bisogna uccidere tutti i nemici che ci sono qui, senza morire ovviamente. Per aprire la porta, cosa che ho appena fatto. O forse no? Me ne manca uno? No, dove? Dai, quello lì sotto. Niente, muoio. Non l'avevo manco visto perché non mi aveva sparato lui. Mannaggia, volevo farlo al primo colpo. Ora sparami, mostro. Esatto. E muori. Tu aspetto a farti morire quando sono in una posizione migliore. Esatto. Ed ora si apre. Ed anche questo se ne va. È stato abbastanza facile perché ne avevo anche già uccisi alcuni andando su. Ora andiamo qui e scendiamo. E eccoci qua. Ovviamente eliminiamo tutti i nemici. E salviamo. Oh, con calma, eh. Bisognerà fare un po' di platforming. Aia. Un po' di platforming non semplicissimo. Fuori dalle palle, mostro. Ecco qua. No.
No! Mannaggia, a quella freccia in giù. Non posso salvare qua. Ma posso salvare qua, esatto. Bene, così. Ora dobbiamo attivare questa. No, dobbiamo attivarla. Okay. In modo che vada in su. E proteggerci da un lato e dall'altro. Mentre sale. Usarla proprio come protezione. Così. Lo spazio per farlo è sempre di meno. Però noi ci riusciamo comunque. Qui scotta il terreno, quindi attenti. Dovete continuare a saltare per non prendere danno. No, sono morto, mannaggia. Vabbè, prendo danno a caso. Salviamo anche qua allora. Attiviamo questo e andiamo su. Tanto l'energia per adesso non ci manca. Quindi ci conviene usarla per guadagnare un po' più di HP. Rifacciamo questa cosa. E una volta qui salviamo di nuovo. Esattamente. Qui non possiamo andare, qui sopra. Perché è bloccato ed è da dove dovremmo scendere in realtà. Mannaggia questi mostri. Appunto. Non bisogna usare la scalata. Bisogna continuare a saltare. Niente, sono morto lo stesso. Forse mi conviene saltarlo, eh. Questo mostro qua conviene saltarlo, guardate. Vabbè. Conviene far così. No! Ha fatto despawnare la pianta che mi avrebbe permesso di saltare. E vabbè. Ma io prendo danno a caso, però, insomma. Prendo danno a caso perché non salta. Oh, finalmente. Olè. Possiamo buttare giù questa roccia. In caso si incastri così, possiamo sempre tirarla, eh. Ecco qua, per poi buttarla giù. E così facendo abbiamo bloccato anche quest'altro pezzo di lava. Eccoci qua. Ed ora si riscende. Oppure. Si può anche andare qui a prendere quest'altro pezzo di esperienza. E si deve anche tornare indietro, ovviamente. Morirò, morirò. Morirò. Ok, non morirò. Vabbè. Ho riandato un po' più lungo di quello che. Di quanto avrei immaginato. Tipo quel mostro là potrei ucciderlo con. No, con questa non ce la fa comunque. Queste parti di platform è tosta, eh. È tosta perché non devi saltare quello che ti frega. Cioè, letteralmente, tu arrivi qui, non devi saltare, saltare dopo. Ok, poi puliamo tutto qua. Per tornare indietro qui invece è un po' più semplice, possiamo scendere di qua. Ecco fatto. Ehi, calmo, calmo te. Mannaggia, mi stava per uccidere questo mostro. Fuori dalle palle. Oh. Questa per ora è stata la stanza che mi ha messo più in difficoltà. Però.
Continuiamo. Ora dobbiamo andare a sinistra. Grazie, mi spari, signor mostro. Qui. Oh. Ma mi ricordo cosa bisogna fare. Salviamo. E andiamo. Dobbiamo essere veloci. Oh. Questi, il problema è che distruggono anche i nostri appoggi. Con l'appoggio distrutto la vedo un po' dura, eh. Sparami! Grande. Questo invece spara fortissimo il laser, quindi dobbiamo correre. Qui si sale. E si sale di nuovo. Ed ora bisogna utilizzare la luce. Partita salvata, esattamente, perché ora bisogna scappare. Via. A gambe levate proprio. Guardali come sparano. Hop! E ce l'abbiamo fatta al primo colpo, grande così. Salvo di nuovo la partita, prendo quell'energia preziosissima. E andiamo. Ora dovrebbe mancare l'ultimo livello. Ed ora si va dall'altra parte. Ho avuto una breve interruzione. Quindi non mi ricordo se ho fatto anche l'altra zona. In ogni caso vado a vedere ora. Qui. Infatti no, non l'avevo fatta. Entriamo. Salviamo. Questo è uno con il laser. Anche tu sei uno con il laser. Infatti. Bisogna stare attenti qua. Siamo qui sotto. Dobbiamo prendere il proiettile che ci lancia. Ah, potrei. Davvero posso eliminarli così? Non l'avevo mai fatto. E lo faccio subito. Qua ho sbagliato. Ho purtroppo avuto quella breve interruzione che mi ha. Ecco, vediamo se così va meglio. Aia. Salviamo. Ok, questa me la ricordo. È brutta. Brutta, brutta. Vai. Appunto. Ecco perché è brutta. È un po' buggato sto pezzo. Molto buggato. Proviamo a fare così. E poi tirarla su. Ok. Così la lava viene fermata. Poi ce la andiamo a riprendere. E la tiriamo lì. Così possiamo salire. Poi spostiamo questo. E riprendiamo la palla. No, vieni qua, palla. Grande. E la tiriamo di nuovo su. Per bloccare ancora il raggio. Ora però dovremmo prenderla e portarla sulla pedana. Così. Ok. Ed ora questo lo potremmo, no, anzi, teniamolo di qua, giusto? E la palla la possiamo spedire
qui sopra. Così. Ecco fatto. Quell'esperienza là, c'è il modo di prenderla, ma non lo farò ora. Ok, qui abbiamo un altro nemico da distruggere con la mitragliatrice Ori. Ok. E qui andiamo a bloccare l'ennesimo flusso di lava. E abbiamo anche salvato la partita. Forse qui c'è un passaggio nascosto. Sì. C'è dell'energia nascosta. Ok, prendiamola. Vedete che ormai passaggi nascosti. Cioè, il gioco è andato talmente su di livello che i passaggi nascosti sono... sono semplicemente energia, non sono nemmeno più potenziamenti. Ok, e ora si può scendere. Si può scendere da questa parte, in teoria. Nope. Manca ancora... Mancano ancora delle zone da... da fare. Andiamo di qua prima. Ecco, questa manca da fare. Andiamo a salvare di nuovo. Per ricaricarci la vita, più che altro. E andiamo su. Ok, siamo arrivati alla fine. Abbiamo una bella pallona di esperienza. Ed ora dobbiamo fuggire. Dalla lava. Dai! Si è mosso appena appena per non farmelo prendere. Ok. Insomma, non pensavo di colpirlo quello. No, mannaggia. Ecco, questo è quello di cui vi parlavo quando di... questo è quello che succede quando i comandi sono fatti un pochettino male. Quel colpo a terra, essendo che solo con la freccia giù viene fatto, basta che tu prema giù in un momento e ti attiva quella cosa anche quando non vorresti. Ok, siamo scampati dall'ondata di lava anomala. Ed ora possiamo scendere qui. Ma non è finito. Non è finita questa parte. Ecco, poi quando vuoi usarla non si attiva. Mannaggia lei. Ok, siamo arrivati dove possiamo bloccare per l'ultima volta la lava da questo lato della montagna. Infatti scende proprio tutta la lava. Non si sblocca solo una nuova... un nuovo passaggio. Ah, lì c'è un'esperienzona gigante da prendere. Vabbè, lasciamola lì, non mi interessa. Tanto ormai il gioco è praticamente finito. Prendiamo dell'altra energia, con cui salviamo un'altra volta. E usciamo. Ora manca solo quella dall'altra parte. Quella di là. Che noi però non riusciamo... Ah no, forse l'abbiamo fatta. L'abbiamo fatta, sì. Partita salvata. E siamo arrivati in fondo. Wow. Facciamo così, va? Puoi gentilmente esplodere? Così, no? Non addosso a me, grazie. Questa puntata è già durata troppo. Ecco, lo prendo e me ne vado. Ciao. Ecco fatto. E salviamo la partita. Bene. Questo episodio di Ori nel Monte Oru finisce qui.
Ti ricordo di mettere un mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video che sarà l'ultimo, l'epilogo.